pomeriggio dallo stadio Pasqualino Ferrante di Piedimonte Matese. Siamo al dopo partita del Football Club Matese e Porto d'Ascoli, terminata con il punteggio di 1-1 con gol di D'Alessandro e Galesio. Come sempre una partita avvincente che rivivremo attraverso le nostre interviste ed immagini. Ma nel frattempo andiamo, come di consueto, a fare il punto tecnico con il nostro Emidio Bianchi. Prego la regia di mandarlo in onda. Emidio, il tuo consueto punto della gara di oggi? Non è stata certamente una delle migliori partite del Matese. Purtroppo questa è una squadra che viene da oltre un mese di inattività. C'era il rischio che potesse avere delle difficoltà e così è stato. Poi il gol che ha preso a inizio ripresa ha un pochettino scombussolato i piani dell'allenatore, che a mio parere forse poteva mettere prima una punta in più, perché Galesio da solo in questa squadra fa molta fatica, anche se si danna l'anima, e poi è quasi sempre lui a segnare. Penso che anche per le prossime partite sarebbe opportuno inserire una punta in più e non giocare così molto prudenti per cercare di portare a casa un punticino che tutto sommato serve poco a questa squadra, visto e considerato che ormai le squadre che stanno dietro si stanno attrezzando e stanno facendo punti. Purtroppo si deve vincere, giocando magari anche male, però occorrono i tre punti e non questi punticini così raccattati con un calcio di rigore. Grazie Emidio, adesso entriamo nel vivo nella gara e andiamo a sentire cosa hanno da dire i protagonisti alla nostra Sofia Bassan. A te Sofia. Mister, due punti persi o uno guadagnato? Partiamo dalla prestazione, che è stata una prestazione di spessore dopo una lunga inattività. E avevamo chiuso il nostro grande 2021 però con una sconfitta che ci aveva lasciato l'amaro in bocca, e quindi in questi 40 giorni abbiamo ricostruito la nostra identità e abbiamo recuperato calciatori e oggi serviva a dimostrare sul campo quello che ci eravamo detti in tutti questi giorni, e quindi il risultato è figlio di una prestazione buona. Chiaramente quando si è in vantaggio 10 minuti alla fine, poi l'obiettivo è quello di poter vincere. FC Matese, che squadra ha trovato? È una squadra che è partita sulle ali dell'entusiasmo per la stagione scorsa e che adesso si è ulteriormente rinforzata. Venendo qui abbiamo apprezzato i grandi sforzi di questa società, che credo rappresenti qualcosa di importante per questo territorio, e io credo che oggi si siano affrontate due società serie, sane, solide, e che alla fine chi è venuto allo stadio ha visto sicuramente una bella partita. E invece la sua prossima gara? Noi abbiamo Fano mercoledì, che è il recupero della nostra ultima giornata di andata dove non abbiamo giocato, e poi abbiamo Castelfidardo domenica, abbiamo altri due scontri diretti. Questa è una settimana per noi molto importante, lo sapevamo fin dall'inizio. Oggi abbiamo messo un primo mattone, però sappiamo che ancora il nostro percorso è molto lungo. Una buona notizia per la pugilistica, so che è stato raggiunto un accordo per lo sponsor. Di che sponsor si tratta? Lo sponsor è la famosa caseificio Ponte Reale del presidente del Matese, signor Rega, che è davvero sportivo, vuole sponsorizzare anche una società cinquantennale, perché la pugilistica matesina è la società più antica dell'intera provincia di Caserta. Quindi ancora una volta Luigi Rega si dimostra un vero sportivo. Ufficializziamo per questo sponsor? Sì, noi abbiamo a cuore le sorti dello sport del Matese, della nostra terra. Lo facciamo con impegno personale, e anche perché crediamo nei valori dello sport, in quello e in cosa possa far crescere i nostri ragazzi e il futuro dei nostri giovani della nostra terra. Quindi ci ha fatto piacere dare questo piccolo contributo alla pugilistica matesina, che è una pugilistica storica della provincia di Caserta e che ha sede proprio nel Matese, quindi dove noi già siamo impegnati con il calcio e anche con altre discipline. Quindi siamo molto felici di dare il nostro piccolo contributo e di dare una mano al maestro Corbo e per far sì che possa questa pugilistica mantenere alto il nome che si è procurata durante gli anni con degli ottimi risultati
davvero, davvero eccellente. Bene, dopo il parere e le impressioni dello spogliatoio ospite, ci ritroviamo adesso con la nostra Michela Vigliotti per le altre interviste. A te, Michela. Buonasera, mister. Buonasera. Prima domanda. Forse poteva essere utile mettere prima un'altra punta? Col senno di poi probabilmente sì. Però le partite vanno affrontate in un certo modo. Noi abbiamo giocato con tre attaccanti, Giannetta, Tribelli e Galesio, e quindi contro una squadra che giocava con tre attaccanti, anche loro giocavano col 4-3-3, e mettere la quarta punta significava sbilanciarci un po', sullo 0-0 significava sbilanciarci, oppure l'avrei fatto anche se non avessimo preso gol. È chiaro che nel momento in cui abbiamo preso gol è chiaro che saltano un po' determinati equilibri e si mette dall'altra punta. Quindi abbiamo giocato con 4-2-4, 4 difensori, 2 centrocampisti e 4 attaccanti. Per la gara di mercoledì con il Trastevere, come si prospetterà? Beh, gara difficile, si sa, squadra forte, affronteremo. Però noi adesso domani ci rialleniamo, cerchiamo di fare un attimo il punto della situazione, vediamo se possiamo recuperare, e mi auguro di sì, qualche giocatore dietro. Abbiamo giocato un po' in emergenza soprattutto dietro, però la squadra ha fatto secondo me una buona partita, soprattutto il primo tempo ha fatto molto bene, e dobbiamo ripartire dal primo tempo che abbiamo fatto. È chiaro che dobbiamo assolutamente essere un po' più incisivi sotto rete, questo, dobbiamo portare più persone in avanti ad attaccare la porta, però alla fine noi dobbiamo anche essere un attimo consapevoli che quest'anno è un campionato difficile, c'è un grandissimo equilibrio e la squadra si sta cercando di organizzare, visto che siamo stati anche, consideriamo anche che forse non l'abbiamo neanche detto prima, noi eravamo 40 giorni che eravamo fermi dal 23 di dicembre, e quindi questa è la prima partita dopo che abbiamo avuto 7-8 giocatori con il Covid, e poteva essere un grosso rischio, un grosso pericolo, perché insomma non è mai facile giocare, era come se abbiamo giocato dopo una preparazione estiva, e quindi alla fine io credo che se andiamo a vedere la prestazione della squadra nel computo totale di tutta la situazione, ha fatto anche una buona prestazione considerando anche le assenze importanti nel reparto difensivo. Bene, siamo alla fine della nostra trasmissione Caserta Sera Stadio. Vi ricordiamo ancora una volta che il risultato finale allo stadio Pasqualino Ferrante di Piedimonte Matese è di 1-1 con gol di D'Alessandro e Galesio. Grazie a Vincenzo Di Lello, Alberto De Luca, alla regia e da me, Benedetta Venditti, un cordiale arrivederci.